ci siamo, stiamo per partire. Destinazione ignota da scoprire. Solo una cosa, mente fredda, cuore caldo. Con la sua frase culto e uno sguardo un po' scettico davanti alle sfide in arrivo, Luca ha appena dato il via ad una delle avventure più entusiasmanti vissute insieme. Io già lo sentivo dentro di me, infatti ero veramente euforico. Ragazzi, sono veramente euforico! Appena qualche giorno prima della partenza era giunta la notizia elettrizzante di aver vinto un bando organizzato da Innovit, il fulcro dell'innovazione tecnologica italiana a San Francisco, patrocinato dal Ministero degli Affari Esteri. Questo significava che la nostra cannabis startup era pronta per tuffarsi nella Silicon Valley, un traguardo inaspettato per noi che allo stesso tempo ci aveva spiazzati. Prima tappa Los Angeles, per poi risalire fino alla Silicon Valley in macchina. E che macchina! Ma questo lo scoprirete tra pochissimo. 2 hours. Però è pesato. Un po' divertiti quasi. Un po' divertiti, hai dormito parecchio. Tu? Io? Cura, hai dormito tutto il tempo. Tu hai dormito un pazzo. Io ho dormito alle ore giuste. Questa. Allora, eravamo indecisi tra questa bianca e questa. Alla fine abbiamo preso questa. Per essere un po' più cattivi. Affittato la macchina col suo nome? Ma il piano è che ci sono i cosi, cioè il... Sto a 69. Le miglia, il bambino, le miglia. Frena. Cioè, quando uno non sa guidare deve per forza affittarsi le macchine, vedi? Ero io il pilota. Che puzza, la senti? E questa è la marica. Secondo te uno vengo a mangiare qua? In and out, la ragazza che ci ha affittato questa macchina alla reception Esmeralda ci ha detto il consiglio del buon food in and out. Siamo qua davanti, c'è una puzza di baccalà mantecato. Ma là ci sta pure il tatuatore. Che puzza di fogna, mamma mia. Brrr, metti i brividi. This is America. Eravamo appena arrivati io e Luca e già avevamo discusso più volte di quante ore avessimo trascorso nei confini americani. La sua insofferenza alla cultura degli Stati Uniti e agli odori locali lo rendeva super polemico, ma nonostante ciò era rimasto piacevolmente colpito dal formato del tofu offerto da Trader Joe, la catena di supermercati che ci ha sfamati durante tutta questa fantastica esperienza. Ma il peggio doveva ancora arrivare. C'è puzza di truffettina perché la proprietaria di Airbnb non ci risponde. Abbiamo mandato dei messaggi, chiamata, ma niente. Stiamo provando a chiamare Airbnb, vediamo se ci risponde o se dormiremo in macchina. Io confido nel mondo. Io no. Ma ecco perché funzioniamo, una coppia che si completa. Let me just contact your host and give you a call back, alright? Ok, perfetto. So, keep in touch. Cos'è successo? La proprietaria di Airbnb, dove dobbiamo andare, qualche giorno fa ha fatto una controproposta che voleva tipo $300-400 in più. Senza senso, chiaramente abbiamo detto di no. E secondo me lei aveva sbagliato a mettere il prezzo, si è resa conto della cazzata. Ora cosa ha fatto? Per ripicca non risponde alle nostre chiamate. La voce rassicurante di Jordan mi lasciava ben sperare. Luca invece era convinto che avremmo dormito in macchina. Il servizio assistenza di Airbnb aveva percepito un'ombra di insoddisfazione e con grande sorpresa ci aveva invitati a bere un caffè offerto da loro. Dopo la spesa, infatti, ci siamo diretti allo Starbucks più vicino per iniziare a respirare le vibes che solo gli Stati Uniti sanno dare. Ma dopo qualche ora, la possibilità di dover dormire in macchina diventava sempre più probabile. Cosa è successo in queste 4 ore? Abbiamo fatto la spesa. Fatto la spesa e siamo stati inculati. Ho preso $100 per fare un po' di spesa, poi abbiamo preso la batosta da Airbnb che ci ha paccato. Non abbiamo un appartamento ancora per questa notte. Nonostante il tempo non fosse dei migliori considerando la stagione, per ingannare l'attesa decido di portare Luca in uno dei posti più emblematici di Los Angeles. Uno di quei posti che mi aveva rapito il cuore la prima volta che sono stato in America. Venice Beach, la culla degli skater, gli amanti della palestra e di Pamela Anderson. Venice Beach. Beach. Venice Beach. Ci siamo.
primo spoiler, Luca COO, Lucio CEO, ci siamo, titoli a casaccio. Credo che i film abbiano profondamente influenzato la nostra vita, tanto che quel posto ci sembrava incredibilmente familiare, specialmente agli occhi di Luca, che lo visitava per la prima volta. In lui notavo un crescente affetto per la bandiera Stelle e Strisce. Da un certo momento in poi è iniziata una sorta di metamorfosi Rocky Balboa. A quel punto, per ingannare l'attesa, decidiamo di esplorare il mondo della cannabis americana, iniziando da uno dei luoghi più turistici, sebbene possa essere considerato uno dei peggiori da cui iniziare, ma del resto eravamo lì anche per questo. Minchia, la prima scammata che ci volevano fare, ci volevano vendere l'erba all'HHC, amici nostri. L'HHC è una merda cannabinoide che in natura non esiste neanche. In Francia è stato vietato. Cioè, ha un effetto pericoloso, nulla a che fare con i veri cannabinoidi più famosi, il THC, il CBD, ok, ma anche gli altri, CBN, CBG e via, e compagnia bella. Ma questo HHC che vendono è una truffa, non la comprate, è una merda, è pericolosa, fa schifo. E ci aspettavamo tutto tranne che provasse a venderci dell'erba HHC, ce l'aveva quasi fatta, Dopo aver realizzato che Venice Beach non fosse il luogo adatto per esplorare le delizie cannabiche locali, riceviamo la chiamata più attesa della giornata. Jordan ci aveva trovato un tetto per le prime due notti. Sulla via di casa facciamo una breve sosta da Mad Men, famosa catena che vende cannabis in America, per fare una piccola spesa di prodotti a base di CBD e non solo. Alla fine ci tenevo a fare un grosso ringraziamento a Shelly, che ci ha paccati bellamente per la sua casa di merda. E ci ha permesso, grazie al nostro amico Jordan di Airbnb, di affittare una casa decisamente più lussuosa. Guardate qui, frigo all'americana style, pure una stampante che non si sa mai, un bel televisore, un bel divanone. Avevo sempre sentito parlare, questo è proprio l'inciviltà. Il tritatutto è l'inciviltà di chi non fa l'indifferenziata, devo dire. Un pre-rolled indica premium indoor flower. Interessante. Croccante questo rumore. Ah, e allora sì, bello questo. Ore 7:20, valigie già fatte, colazione pronte, pranzi preparati. Palestra condominiale qua privata, Lucio Fitness, Lucio il proteico, solo noi, gli americani mangiano hamburger, si svegliano tardi, falliti, criminali. Secondo giorno, in quel di Los Angeles, ci prestiamo alla preparazione di un pranzo di qualità. Sì, potrebbe essere anche un canale sul risparmio e su consigli gastronomici, comunque questo è quello che stiamo preparando: pollo, zucchine, riso. Ieri, per conciliare il sonno, abbiamo comprato cash cookies 3,5 grammi, indica, selezione di caramelline gommose a base di cannabinoidi, questo qui, CBD e melatonina che ci ha aiutato tantissimo per dormire, e questo non l'abbiamo ancora provato. La pipetta è questa qui, doveva essere piña colada, sa di tutto tranne che di piña colada. Sa di canapone, non piña colada. E poi abbiamo un joint prerollato. Comunque l'abbinamento cannabis sport è il top. Dopo l'allenamento mattutino ci aspettava il primo appuntamento vero della nostra permanenza statunitense. Avevamo infatti fissato un incontro con Chris dell'azienda Pulse. Iniziavamo così ad entrare nella vera industria della cannabis americana, avendo l'opportunità di conoscere dei professionisti del settore che innovano e si confrontano quotidianamente con le realtà di uno dei settori trainanti dell'economia californiana. Allora, siamo da Pulse, siamo in visita in questa fantastica azienda americana che si occupa di realizzare dei device per il monitoraggio delle coltivazioni indoor. È stata la prima esperienza di visita aziendale, siamo felicissimi di aver trovato un fantastico Chris che ci ha spiegato benissimo tutto quanto, ci ha illustrato un po' quale sarà il nostro setting per le camere di coltivazione culto. Adesso ve lo presento di persona.
Ciao Chris. Ciao. So here at Pulse Labs we design sensors and software specifically for indoor agriculture and specifically for indoor cannabis. Italian market is pretty in its infancy, so you guys you're setting the standard high, and that's the way you want to do it. I have this kind of feedback from you that see hundreds of cultivation. It makes us smile because it means that we are going on the right path. Thanks to the work you're doing here with Pulse, we will work in the best way and help all the Italian users and patients who want to use CBD for therapeutic purpose, but they can't now. Finally, some guarantees for the users. So it was an amazing experience. We say thanks to Chris. Hey, well, hey, appreciate it. We're super excited to be a part of it, and yeah, we're down to help in whatever way we possibly can. È stupefacente osservare come il paese che per primo ha vietato la cannabis abbia poi deciso di cambiare rotta, diventando il cuore pulsante di un mercato assurdo e sorprendentemente florido. A Los Angeles, i dispensari emergono come i luminosi cartelloni pubblicitari di McDonald's, segno di una trasformazione ormai accettata. All'interno di questi luoghi non trovi solo i clienti tradizionali, ma persone di qualsiasi estrazione culturale e professionale, soprattutto di tutte le fasce di età a partire dai 21 anni. Tutti sembrano non solo aver accettato questo settore ancora tabù in Italia, ma anche rispettarlo profondamente, poiché ha portato entusiasmo e lavoro a molti giovani. Ci immergiamo in questa realtà, respirando l'aria elettrica di energia e innovazione che pervade The Artist Tree, un'energia che ci accompagnerà per tutto il viaggio. Questa esperienza ci porta a riflettere parecchio, aprendo nuovi orizzonti lungo il nostro viaggio. Sembrerebbe un sogno, ma è tutto reale, e nel nostro cuore la speranza che un giorno l'Italia possa risvegliarsi in modo simile non morirà mai. Finiamo il nostro tour della giornata tra le ricche strade di Beverly Hills e ci dirigiamo a un incontro inaspettato. Il mitico Antoine è con noi. Ci aspettava Antoine, giovane attore francese conosciuto nelle nostre precedenti avventure imprenditoriali. Si era appena preso un anno sabbatico per girare il mondo. La sua figura emblematica avrebbe cambiato le sorti della nostra avventura, ma questo lo scoprirete solo nelle prossime puntate. Infatti ci diamo appuntamento a San Francisco tra 2 settimane. Non potevo a quel punto far altro che trascinare Luca a dare un'occhiata al pontile di Santa Monica, ma guarda un po', è proprio lì che il mio lato antisportivo e competitivo è stato catturato dalla sbarra delle trazioni. Non resisto proprio quando la vedo. Benefattore, ha vinto premi, ha incasinato folle, applausi, regala il premio a un bambino, proprio a favore delle telecamere. È l'eroe di cui avevamo bisogno, Santa Monica è salva. L'eroe di Santa Monica, tutto fatto, batte record. Santa Monica è salva con una tranquillità incredibile, appena consumato il THC puro, 97%. Giorno 3, dispersi sulla costa californiana, il meteo inizia a sorridere, fa un caldo boia, però non è ancora quel caldo torrido che ti entra nel cervello. E con questo si conclude la nostra prima tappa, densa di esperienze uniche, caratterizzata dall'imprevedibilità di dormire in una macchina, ma sicuramente contraddistinta da un primo assaggio di ciò che la cannabis ha contribuito a realizzare in questa nazione. Ora ci dirigiamo verso San Francisco, pronti ad immergerci per 15 giorni nell'esperienza di Innovi, dove incontreremo i nostri colleghi e il pubblico di investitori americani. Ci prepareremo per la presentazione finale del nostro progetto imprenditoriale. Riusciremo a conquistarli con il nostro progetto all'evento conclusivo? Sognare è spesso difficile, ma è assolutamente necessario. Dopo la casa con piscina e palestra, un sogno americano che si avvera, lo squallido motel. Dalle stelle alle stalle. E si vola.
Vi invitiamo a rimanere con noi nelle prossime tappe per esplorare nuove avventure. Non dimenticatevi di iscrivervi al nostro canale e di lasciare un pollice in su. Nel frattempo, fatemi sapere quale nazione cannabis friendly vorreste che esplorassimo.